ci sono due diritti inalienabili che riguardano voi, ma riguardano tutti. Il primo, il diritto ad essere liberi, e se si è precari non si è liberi, e si è liberi solo se si ha la possibilità di poter dire quello che si pensa, e permettetemi di aggiungere, quello che spesso raccogliete per strada, che la vita reale delle persone lontane dai palazzi. Fate questo grande lavoro, vi incontriamo spesso nel vostro lavoro quotidiano, e questo è il primo diritto. Il secondo, che è un diritto innegabile, la possibilità per ognuno di voi di poter pensare ad un futuro dignitoso senza essere sotto ricatto da parte di nessuno. Superare la precarietà e fare in modo che il rapporto di lavoro sia stabile, io credo debba diventare ad ogni livello la battaglia e la rivendicazione del sindacato, perché solo attraverso l'unità del mondo del lavoro si possono portare avanti questi risultati. E contemporaneamente credo che sia assolutamente importante non accettare questa precarietà che si è determinata e si è diffusa. E penso che, siccome stiamo parlando del servizio pubblico della RAI, che non sia assolutamente accettabile, visto che il servizio pubblico viene pagato coi soldi pubblici, che in realtà il servizio pubblico sfrutti le persone e si basi sulla precarietà nel lavoro. Quindi è una battaglia non solo vostra, ma di tutti, e penso che sia importante affermarla e portarla avanti.